vi aspettavo già da ieri. Qui vi aspetta tutta Roma, che dal sonno clericale vi svegliasse capitale. Su, muovetevi italiani, ma che è tutta sta fiacca? Per me è tardi già domani, c'è un cornuto che mi bracca. Sì, vabbè. Ti ricomandi agli italiani perché c'è paura che il cornuto l'ammazza. Sì, ma prima mi deve trovare. È il caso di dire che Madama Lucrezia parlava poco, ma quel tanto sufficientemente capace di lasciare un segno. Sarà forse perché l'aria intorno a Piazza Navona ospita l'eco dell'eloquenza parlamentare elaborata in quei pressi, che un'antica statua toccata, senatoria e mutilata, venne alla luce proprio nell'ambiente a lei più consono. Il Palazzo Caffarelli la ospitò in un primo tempo, offrendole riparo in una nicchia esterna. Da questa presenza prese il nome un vicoletto cieco. Abate Luigi. La povera statua ricevette un nome così bizzarro perché ispirato all'infelice deforme sacrestano della vicina chiesa del sudario. Purtroppo per lui somigliatissimo al togato. Nel 1870 l'allargamento della piazza di Sant'Andrea della Valle provocò la scomparsa del vicolo e all'abate Luigi fu riservata per ordine del principe Giustiniani Bandini una nuova collocazione in una nicchia nell'interno di Palazzo Chigi, dove era un miracolo se un filo di luce riusciva a raggiungerla. Ma la statua ebbe pazienza e sognò un po' di sole fino al 1924, quando gliene fu concesso in previsione dell'insediamento nel principesco palazzo romano dell'ambasciata germanica. Fu allora che il togato poté tornare nei pressi della sua prima dimora, esattamente a ridosso del muro della chiesa di Sant'Andrea della Valle. A quel punto non c'era altro da fare che rendere dotti i posteri, almeno con un cenno, circa le traversie subite. Ne fa testimonianza la scritta incisa nel marmo del basamento che si esprime come segue. Fui dell'antica Roma un cittadino, ora abate Luigi ognun mi chiama. Conquistai con Marforio e con Pasquino nelle satire urbane eterna fama. Ebbi offese, disgrazie e sepoltura, ma qui vita novella e alfin sicura. Con una tale dichiarazione l'abate Luigi si autodefinisce statua parlante. Più volte alcuni teppisti le hanno tolto la testa a partire dalla prima che era sfigurata. Questo bel gesto è stato compiuto negli anni 30. Nel 1966, nel 1984 e nel 1985. Il comune non faceva in tempo a provvedere alla sostituzione, così che si diceva che abate Luigi perde spesso la testa. C'è anche un epigramma rivolto a chi compie l'atto vandalico. O tu, che marubasti la capoccia, vedi da riportarla immantinente, sinnò voi vedè come fosse niente, me manne nar governo e ciò me scoccia. Questa statua che cambia spesso la testa simboleggia il camaleonte politico. Del piacere del trasloco non ha goduto soltanto l'abate Luigi. Anche il brutto
e m'ha ridotto sileno, giacente all'imbocco della via a lui intitolata, ha dovuto adattarsi ora qua, ora là, nell'alternanza di varie vicende. Sileno, no, meglio Balbuino, in quanto sono evidenti le sue somiglianze col più comune degli scimmiotti. Il popolo romano non sbaglia mai nell'attribuire epiteti. La statua fu collocata all'inizio della strada nel 1576 da Papa Gregorio XIII. Il cardinale Dezza, appartenente a grande e nobile famiglia, ogni volta che, lasciata la propria abitazione, si trovava a passare davanti al Babuino, non si dimenticava mai di scoprirsi il capo in atto di devoto saluto, completando il gesto con un segno di croce. Colpa della miopia? Può darsi, ma Sua Eminenza era convinto di ossequiare San Girolamo, ingannato di certo dalla folta barba del Sileno. Al Sileno vennero in seguito appese le babuinate, ovvero messaggi anonimi contenenti satiri rivolte al pontefice o comunque a personaggi in vista dell'epoca, come avveniva alle altre statue parlanti.